Mi chiamo Sar, frequento il quarto anno del Marco Gavia Picio e sono nata qui ad Anzio. I miei genitori invece sono di origine tunisina. Sono arrivati qui circa 27 anni fa. Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Paganello e sono nata a Segrate in provincia di Milano. Mia madre è francese e mio padre invece è italiano e viviamo ad Anzio ormai da 4 anni. Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabiana Pittiglio, frequento il quarto anno dell'Istituto Marco Gavia Picio Alberghiero di Anzio. Sono nata a Napoli da padre ciociaro e madre napoletana e sono qui praticamente all'età di 3 anni. Mi chiamo Miriam Caraudo. Frequento la quarta dell'alberghiero di Anzio e ho origini tunisine. Ciao, mi chiamo Karen Salinas, frequento il quarto A di Marco Gavia Picio e sono colombiana e anche i miei genitori sono colombiani. Ciao, sono Claudia Mangili, ho 18 anni, compio di 27 marzo e vengo da Anzio e le origini anche sono di Anzio, i miei genitori sono nati qui. A partire dai concetti di prescelto costruite una storia dove voi siete i protagonisti e quelli sono gli oggetti coinvolti nella storia. Siamo usciti di casa con le chiavi del nostro nuovo appartamento. Abbiamo solo un mazzo per ora perché ci siamo trasferite da poco. Faccio la jogging ascoltando la musica con le cuffie. All'improvviso arrivo da dietro il suo ragazzo Alex. Il titolo della storia è Il dolore di un no. Può essere anche una sedia, può essere una borsa in mezzo, potrebbe essere un tavolo in mezzo, potrebbe essere una qualunque cosa. È bene rimuovere qualunque barriera tra me e la persona che vado ad intervistare. Thank you.
all'immigrazione, che è il tema del progetto, penso che le persone dovrebbero aprire un po' più la mente, hanno troppo una mentalità chiusa, dovrebbero capire che in realtà grazie agli immigrati abbiamo soltanto un arricchimento rispetto alla nostra cultura. Che sia da un punto di vista economico molto, molto importante. Stato praticamente aiuta più loro di quanto ha aiutato la propria patria, cioè il proprio popolo. Per me avrebbero dovuto aiutare prima i cittadini che gli immigrati. In questo caso ci sono stati cioè gli immigrati sono stati respinti e la mentalità è rimasta molto chiusa. Quindi per me gli immigrati sono una mentalità che noi dobbiamo tenere aperto, dobbiamo aprirli e accoglierli. Se uno cambia paese è perché non si trova bene. Viene gestita in modo sbagliato. Il progetto è stato un sacco interessante perché mi ha insegnato soprattutto a fare un'intervista, ma la cosa più importante è mi ha fatto capire cosa c'è dietro un'intervista, tutto il lavoro. Mi aiuti molto un domani se ho l'occasione di intervistare qualche persona di importanza superiore. Mi ha insegnato a come anche parlare davanti a una telecamera e ci può aiutare anche per un colloquio di lavoro o altre opportunità in futuro. Ho le diverse idee delle persone, a metterle insieme, a trovarsi su un punto in comune, pure se magari abbiamo modi di pensare diversi, questo. Cosa pensi dell'immigrazione? L'immigrazione è una cosa che è stata dall'inizio di quando ho cominciato la mia vita, perché la gente... Ed è un arricchimento? Un investimento, una cosa, una risorsa. No, dico in generale, secondo lei l'immigrazione ha aiutato a risollevare un po' l'Italia oppure... E certo, noi siamo stati un paese che, specialmente in Belgio e in Svizzera, abbiamo fatto gli emigranti, perché sì. Non c'è niente da fare, addirittura ci sono stati degli accordi, adesso non faccio entrare nello specifico, comunque degli accordi nazionali dove noi non avevamo niente. Un paese che era uscito di una guerra non sono bastonati. La gente è partita, è andata in Belgio per le miniere. È morta. Ha cambiato qualcosa in lei l'immigrazione? Ma io credo che l'immigrazione sia stato un fatto straordinario, anche questa in questo momento. Si tratta di capire come integrarli. Le dico una cosa fra tutti. Oggi vi permettono gli emigranti di mangiare a basso costo. Ma pure quando pensa dell'immigrazione? Questo è un paese di immigrati, io sono discendente di un immigrato. Il mio primo familiare che è arrivato ad Anzio era il brigante Matteo Salesi, che in quel del Monte Falerzio, dietro Maiori, aveva alla un'altitudine di 800 metri una grotta che ancora oggi è contraddistinta dal nominativo Grotta del Brigante Matteo Salesi. Per fuggire ai gendarmi prese una barca, non si sa se con mezzi fraudolenti o meno, e venne a Anzio, dove poi venne cambiato il nome da Salesi in Salesi, e quindi praticamente discendo da un immigrato. Ma Anzio ha una storia solo di immigrazione, perché fino al 1827 non esisteva niente. Nel 1827 venne aggiunto al comune di Nettuno il porto d'Anzio, quella che è oggi l'odierna città di Anzio, dove l'immigrazione è cambiata, ma già era cambiata dal 1970 circa, quando io con la mia attività di ristoratore ho avuto contatti con collaboratori e studenti egiziani che poi hanno avuto delle controversie con la polizia italiana perché pare che facessero qualche cosa di illegale. Se potesse tornare indietro lo rifarebbe di venire qua in Italia? La verità, se tornassi indietro non venivo qua.
Questa è mia moglie con tre figli.